Meno giovani, mogli, nonne, mamme, non solo, lavorano in casa, lavorano fuori casa, sono donne impegnate nella famiglia e nella società. Siamo noi, oggi vuole celebrarle, vuole celebrare le donne. In fondo lo facciamo ogni giorno raccontando le loro storie, le loro imprese, le loro battaglie quotidiane, ma oggi, 8 marzo, abbiamo deciso di tessere un racconto corale fatto di tante storie, di tante differenti esperienze. Sono tutte storie ed esperienze di donne di valore. E io ovviamente sono in minoranza, Eh sì, guarda oggi questo ti tocca la tavolo, minoranza. così, guarda, cioè proprio quasi indifeso. È un Non onore, penso. Abbiate pietà di me. Sei circondato. Solo chiedo aiuto. Circondato dall'affetto, dall'amore Solo io chiedo l'aiuto di femminile. Simone, che viene. Siamo lontani, ecco, pure lui. Purtroppo sì. No, perché oggi appunto racconteremo queste storie e alle nostre ospiti, come alle altre che seguiranno, abbiamo chiesto di portare con sé un oggetto che in qualche modo li rappresenti. Allora, noi intanto le presentiamo, a partire da Alessandra Appiano, giornalista, Buongiorno. scrittrice, ambasciatrice Buongiorno a te. Oxfam. Grazie Bene, per grazie essere con noi Alessandro. questo Grazie a pomeriggio. voi per avermi dato questa possibilità di essere in compagnia di bellissime persone. Ecco, lei soprattutto a me Sì, pensa, cioè questo. naturalmente, no? Cioè, Mi sembra belli proprio certo. fisicamente Sì, anche. non c'è dubbio. Certo. E grazie a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia Onlus. Grazie a Grazie, voi, grazie. Ben arrivata, Grazie. Marcella. E grazie anche a Piera Moro, sindaco di Marano Vicentino e direttrice del villaggio SOS di Vicenza. Vicenza, grazie Grazie, ancora, grazie. grazie a È tutti. bello, Massimiliano, che queste donne un po' le ritroviamo perché le abbiamo raccontate in passato, ci hanno così colpito che oggi le volevamo davvero intorno al nostro tavolo. Allora, Alessandra, tu sei collega giornalista, sei scrittrice, autrice televisiva, un impegno civile che ti ha fatto, insomma, attribuire anche un Ambrogino, che è un premio importante nel 2013 a Milano, sei anche ambasciatrice Oxfam. Insomma, quante donne sei tu? Ma quella di cui sono più orgogliosa si occupa del sociale, cioè per me questo riconoscimento che ho avuto da Oxfam è stato veramente meraviglioso, cioè ci credo moltissimo, credo in quello che fa Oxfam, credo che lotti veramente per migliorare la condizione delle donne nel mondo, gli altri siamo noi, cioè noi non facciamo nulla senza gli altri. E devo dire che questa esperienza, poi magari avremo il tempo di parlarne, sono andata l'anno scorso in Tanzania, ho Ti ha anche conosciuto. cambiato, ti ha cambiato Beh, professionalmente, ti ha cambiato. mi ha dato un'enorme forza, perché credo che a un certo punto della vita, ahimè, quando non hai più tanto l'avvenire più alle spalle che Ma davanti, no, ma. beh, devi rigenerarti. Io ero molto stanca di pensare solo alle mie ambizioni, solo alle vendite dei romanzi e uscire con un romanzo dietro l'altro. Cioè, far parte di un grande progetto globale che sfida la fame nel mondo, come il progetto di Oxfam, essere accanto loro Ha dato nelle un senso emergenze. diverso a tutto Sì, quello puoi che è. usare anche la tua immagine, il tuo nome, quel piccolo microscopico successo che hai per una causa molto importante, e questo ti carica di energie. E poi questo collegamento con altre donne, guarda caso sono le cooperanti, sono donne. Quando siamo andate in Tanzania eravamo 5 donne, là le donne in Tanzania mi abbracciavano, erano scene surreali, no? Arrivava comunque Splendido, questa bionda splendido. tinta, però che insomma in qualche maniera sentivano come una Una sorella. Io questo vicinanza. insomma, sono un po' indescrivibili certe E tu, emozioni. Alessandra, hai scritto diversi libri che di fatto indagano l'universo femminile. Ne cito alcuni. Amiche di salvataggio, con cui peraltro hai vinto il premio Bancarella nel 2003. Domani ti perdono, scegli me, le vie delle signore Adesso sono sono infinite, infinite, questa le direi che belle e le bestie. Allora, alla luce di tutto questo, io ti chiedo di aiutare me e il pubblico maschile in particolare a capire chi sono le donne di oggi. Beh, io direi che sono proprio quelle delle le vie delle signore sono infinite, cioè hanno delle risorse illimitate. Secondo me forse stiamo anche riscoprendo il valore della nostra femminilità, cioè noi non dobbiamo fare qualcosa contro, dobbiamo fare qualcosa per, tutti assieme. Però io credo che anche se non si ama dire che c'è solidarietà femminile,
perché amano dipingerci sempre una contro l'altra, eccetera. Invece, secondo me, nei fatti non è così. Sono fatti anche passi molto importanti. Non è così, soprattutto se sei impegnata in una causa etica, senti un'enorme solidarietà e senti anche proprio questa capacità che hanno le donne in concreto di risolvere i problemi. Donne quindi... dalle risorse illimitate. Senti un po' la storia di Piera Moro, che è psicologa, sindaco di Marano Vicentino, direttrice del villaggio SOS di Vicenza, mamma, nonna, una sola donna, ma tante donne, mi pare di capire. Qual è quella di cui è più orgogliosa? È difficile, non credo di essere disunita, sono un tutt'uno, per cui... sono contenta di me, sono veramente entusiasta di aver potuto realizzare tanti piccoli sogni e di averli messi insieme. E così ci ha detto praticamente quasi tutto, dicendo che è tutte queste cose insieme e tutte queste persone insieme. Quanti figli ha Piera? Due. Due figli, di che età? Beh, sono grandi, cioè sono padri adesso loro, quindi hanno... Quindi 30... anche nonna? Sono nonna di tre bambini, due bambine e un bambino. Ecco, ma quanti bambini lei ha visto crescere nel tempo? Perché qui il plurale è un ampio, infinito, sconfinato plurale. Tanti, tanti. E sono tutti dentro uno a uno, veramente. Come mai, ci dica, cominci a anticiparci, come mai così tanti? Perché nella mia attività, chiaramente come terapeuta, ne ho incontrati tanti nella mia vita professionale, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, dedicando il mio tempo al villaggio SOS, ne ho visti tanti e ne conosco tanti, per cui sia i bambini piccoli, sia quelli che sono andati in adozione, in affido, che sono tornati nella loro famiglia di origine, sia i grandi, mamme, che adesso sono diventati loro genitori, sicuramente. Altri si sono realizzati nella vita. È bellissimo, storie che mi hanno accompagnata. E Marcella Reni si difende in questo, perché sì. È moglie, mamma, notaio, presidente di Prison Fellowship Italia Onlus. Allora, io direi di andare con ordine. Quanti figli ha e di che età? Tre figli, il primogenito a 30 anni, poi una donna 25 e il piccolo 24. Ecco, notaio per passione, piccolo, cioè la scelta... Il piccolo, per modo di dire. Resta il piccolo della mamma, perché c'è un po' di scarto con... Notaio per passione? Sì, notaio per passione perché è una professione che garantisce legalità, non giudica e non prende le parti, ma fa le parti di tutti i contraenti e quindi è stato scelto per questo motivo. E non le è bastato, perché come la presentava Massimiliano, lei rappresenta una realtà molto bella che si chiama Prison Fellowship, che oggi, nata in Italia se non sbaglio, è presente in 116 paesi. Ecco, che cos'è? Poi entreremo in merito ai percorsi che propone. È un'associazione che si occupa di detenzione a tutti i livelli, cercando di migliorare la detenzione e le strutture carcerarie, ma proprio il concetto di pena e di giustizia in Italia, occupandosi però contemporaneamente anche delle vittime, quindi uno sguardo ampio a tutto quello che è il reato, quindi non soltanto la violazione della norma al carcere, ma il rapporto anche con chi dal reato è stato leso. Anche qui dentro scoprirete c'è una rivoluzione che cambia la vita della gente e lo sguardo. Però alla luce di tutto questo, Alessandro, io ti chiedo un aiuto. Toglimi una curiosità, perché lo dice sempre anche mia moglie, che non so fare due cose insieme. Perché un po' c'è questo problema, no? Nel senso che noi uomini facciamo una cosa e direi che la facciamo benino, Sì, ma fate solo quella. Ecco, Sì, se vuole raggiungere dipende. Ma siete nate con un talento naturale o avete capito a un certo punto che alternativa proprio non c'è? No, ma io penso che intanto le donne siano più inquiete degli uomini, inquiete anche in senso positivo, sono più alla ricerca di risposte e secondo me hanno anche più forse il coraggio di mettere in discussione carriere, il potere gli interessa però un po' meno per fortuna, secondo me. E quindi a un certo punto magari vuoi per motivi, i figli magari crescono, sentono di voler dare quello che avevano dato alla famiglia magari all'esterno, nel sociale. C'è secondo me un'attitudine proprio a dare, a darsi, a spendersi, non è un caso che Oxfam punti sulle donne per cambiare il problema della fame nel mondo, perché per paradosso
sono le più povere, sono le più esposte, ma sono anche quelle che per non far soffrire la fame ai loro figli farebbero qualsiasi cosa e sognano per i loro figli. E quindi c'è questa capacità anche, no? Di continuare a sognare, a rilanciare. Vabbè, si capisce, io sono una fan delle donne. Ma no, no, ma no, vagamente. Allora, anche il nostro Simone fa una sola cosa. E la fa benino. Benino, da benino. Simone, ci si prova. Coinvolgiamo il nostro pubblico, anzi, a tutte le donne vogliamo chiedere se nella loro vita riescono a fare tante cose contemporaneamente, o meglio, tanti ruoli contemporaneamente. Raccontateci dunque la vostra storia o quella di una ragazza o di una donna che ritenete speciale. E poi, Gabriella, lo chiedo a te perché so che su questo ho l'appoggio di Massimiliano, permettimi di coinvolgere anche il nostro pubblico maschile che ci sta seguendo. Assolutamente, perché in un percorso momento. Che facciamo con... Lo facciamo paura. Insieme. L'8 marzo si supera a un certo punto. No, no, io ribadisco. Se ne esce fuori. No, è una strada che si fa insieme, altrimenti non si percorre. Esatto. E allora diteci oggi, oggi più che mai, se ammirate questa capacità tutta femminile di riuscire a fare più cose contemporaneamente senza però tralasciare la famiglia. Come sempre potete dire la vostra lasciando un messaggio in segreteria 800 22 88 96 oppure c'è sempre la nostra mail siamonoi@tv2000.it. Potete scrivere un commento sulla nostra pagina Facebook, ma vi ricordo che potete anche seguirci sul nostro profilo Twitter @siamonoitv2000. Vi aspettiamo. E noi ci teniamo davvero tanto a coinvolgervi. Allora Piera, torniamo al villaggio SOS di Vicenza, no? Certo. Il villaggio SOS. Mamma di tanti bambini, abbiamo detto. Allora, raccontiamo al nostro pubblico la realtà di questi villaggi, ce ne sono parecchi in tutto il mondo, e che cosa li accomuna, qual è lo spirito che li attraversa e quanti bambini accolgono. Prendiamo come prototipo quello di Vicenza. Allora, in questo momento dobbiamo proprio dire che nel mondo siamo 574, quindi è un numero molto significativo, notevole, in tutti i continenti. E in questo momento a Vicenza, su tutto quello che stiamo facendo, siamo in 132 bambini, mamme, perché ospitiamo anche le mamme con i loro bambini, la casa rifugio per donne vittime di violenza, il centro diurno, le case famiglia. Ecco, il villaggio SOS si appoggia proprio su una missione molto importante: proporre, dare la possibilità a bambini e a ragazzi che momentaneamente sono in difficoltà all'interno del loro nucleo familiare l'appoggio di una casa famiglia che diventa il momento del passaggio rispetto a un qualcosa di migliorativo rispetto alla situazione iniziale. E su questo ci tengo tantissimo a dire che la nostra vera missione è quella di lavorare fortemente in sinergia con la famiglia di appartenenza del bambino. Poi ogni storia è una storia, ogni decreto è un decreto. Piera, io lì ci sono stata, al villaggio di Vicenza ci sono stata, mi è rimasto proprio indelebile nel cuore, mi ha colpito il fatto che questi si riproducessero proprio delle piccole famiglie in cui i fratelli, magari che provengono da genitori che non possono più occuparsene, non vengono separati. No. Mi ha colpito una figura che vorrei celebrare intorno a questo tavolo, che è quella della mamma SOS, perché sono donne che scelgono, senza sostituirsi la madre, lei giustamente ha detto, ma di occuparsi di questi bambini, ma anche dopo, insomma, li quindi seguono doppiamente costantemente. Generose, per doppiamente certo. Generose, difatti, con uno spirito di abnegazione che mi ha veramente colpita. Difatti è una maternità sociale, sostanzialmente, no? Dedicare del tempo, non importa quanti anni, ma dedicare un tempo della tua vita ha accompagnata naturalmente da degli educatori, da tutta la struttura, ad aiutare nella normalità a crescere questo bambino o questo ragazzo che in quel momento ha bisogno di quello. C'era una donna, lo voglio condividere perché è un aneddoto divertente, che raccontava: io vado in giro durante le vacanze seguita da 10-12 ragazzi, alla fine mi sono messa la fede perché tutti mi guardavano. è verissimo perché si ha un po' la sensazione di essere un qualcosa fuori dalla storia, fuori dalla normalità, ma non è così. Allora, oggi si festeggia la festa della donna, Alessandra, una festa che ha subito e ha vissuto stagioni diverse. Oggi per te che cosa rappresenta? Ma io penso appunto alla festa della solidarietà e della forza. Io penso che, credo che nel volontariato le donne facciano veramente la differenza, portino avanti con una costanza, con una determinazione dei progetti stupendi. Io devo dire che da quando sono ambasciatrice Oxfam non c'entrava,
È come se catalizzassi su di me energie positive, per cui tutto quello che, non so, c'è un asilo che rischia di chiudere, che si occupa, mi chiamano, cioè, quindi diventa come un tantam. Io sono sicura che verrò anche a Vicenza, vieni. Che mi informerò sugli altri progetti, perché diventa qualcosa in cui si fa squadra, si fa amicizia, conosci donne con esperienze diversissime da te. Io sentivo veramente che ero stanca di conoscere solo altre giornaliste, altre scrittrici. Poi le sto coinvolgendo, naturalmente adesso uscirà una raccolta di racconti e andrà tutto il nostro, diciamo, tutti i nostri diritti d'autore ad Oxfam, però c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di scambio, e questo secondo me te lo dà occuparti di qualcosa in cui tu non hai nessun tornaconto personale. Splendido. E forse in questo le donne hanno una marcia in più. E quest'anno, Alessandra, questo confronto è particolarmente acceso, perché quel vasto movimento, non una di meno, che è nato, ricordiamolo, dall'Argentina, ha attraversato gli Stati Uniti, la Polonia, l'Italia, tocca 40 paesi, a un certo punto, con lo slogan "se le nostre vite non valgono, allora noi ci fermiamo", ha lanciato ricordiamo la tappa, no? La grande, certo, marcia del 26 novembre, ha lanciato uno sciopero che non tutti condividono. Qual è la tua opinione su questo sciopero? Ma, le donne si sono fermate in tanti paesi del mondo oggi. Non lo so, io non sono tanto per fermarmi, ma questo si capisce dal mio carattere. Ogni posizione ha una parte di verità, quindi è pur vero che se noi ogni tanto anche in casa ci fermiamo e diciamo anche solo semplicemente al nostro marito: guarda che cercare dov'è l'asciugamano non è tanto complicato, non è che poi dopo 20 anni chiedermi "scusa tesoro, dov'è?". Ma vedo che le dinamiche sono le stesse ovunque. Quindi da un lato fermarsi può significare qualcosa, però io penso che stiamo vivendo un tale momento di difficoltà anche proprio nel nostro paese. La povertà c'è nel mondo, ma c'è anche nel nostro paese, che noi abbiamo bisogno invece di quintuplicare le nostre energie, abbiamo bisogno di correre di più e di donare di più. Quindi, siccome sappiamo donare molto il nostro tempo, io sarei per non fermarmi. Anche se poi, insomma, ricordiamo che questo movimento darà vita a tantissime iniziative. Ma assolutamente, che sono di quindi ripeto, vitalità. È un modo di fermarsi anche etico e simbolico. Sono meccanismi di solidarietà che mi giustamente avete chiesto tu hai la mia ricordato. Opinione, io questo, sono sì, per pedalare legittima, e legittima. Anche per pedalare in salita, perché mi sono ci piace ascoltarla. Allora, in ogni caso, Reni, ecco, permettetemi di dirlo, io davvero credo che le donne abbiano sempre la capacità di lottare, soprattutto nei momenti più difficili, la tirano fuori, attingono a delle risorse che neppure pensano di possedere, e facendolo spalancano delle strade. Ecco, lo dico veramente anche alla luce dell'esperienza che Marcella Reni oggi ci porta qui, è che è un'esperienza che non vive in solitario, ma che vive accompagnando delle donne che proprio la durezza, ma una durezza estrema della vita ha reso non solo delle combattenti, ma anche donne estremamente generose. Allora, Marcella, ci racconta come le ha conosciute queste donne? Che donne sono? Facendo rete e quindi coinvolgendo tutti quelli che si possono coinvolgere, ma in particolare andando a cercare nel dolore le vittime di reato. E quindi donne che erano ormai, vivevano una situazione di immobilità, perché erano rimaste ferme al momento del dolore, in genere la morte di un figlio, la morte di un fratello, e incapaci di guardare avanti, ferme a quel punto, e là bisognava trovare la strada perché invece tornassero a vivere, avessero un progetto di vita. Questo progetto di vita, in una maniera incredibile, lo hanno trovato confrontandosi con il dolore di chi il reato lo aveva compiuto, non lo stesso detenuto che aveva compiuto il loro reato, ma un detenuto che aveva compiuto un reato identico a quello, ecco, che le aveva fatte soffrire. E questo è per appunto il e progetto. E tutte queste donne, molte di queste donne, le ha invitate a un progetto, il progetto Sicomoro. Sì. Perché si chiama così? E credo che c'entri appunto l'albero, sì, Zaccheo. L'albero Zaccheo che tenta di vedere questo Rabbi che passa, ma immaginando di essere non solo guardato ma chiamato per nome, e con una richiesta: portami a casa tua, voglio venire a casa tua. E quindi è l'incontro tra una persona che non si sente degno di stare in società, come sono i detenuti, e invece un buono che, anziché accusare, perdona.
E questo garantisce la guarigione delle proprie ferite? Questo garantisce la guarigione al 90%. In tutti i progetti che noi abbiamo portato avanti, là dove la sofferenza è maggiore, là dove il dolore è maggiore, nell'incontro tra questi due dolori, perché il dolore non è buono o cattivo, è dolore. Incontrandosi, paradossalmente, questi dolori fanno guarire entrambi. Prima di arrivare a degli esempi concreti, proprio brevemente, per non dare nulla di scontato, sì, ci racconta come funzionano? Perché c'è proprio un progetto che prevede 8 appuntamenti. 8 incontri. All'interno di un carcere, se di massima sicurezza è meglio, e ormai ci hanno spalancato le porte perché anche il Ministero ci ha dato il patrocinio, il Ministero di Giustizia. Noi incontriamo dei detenuti che accettano volontariamente di partecipare al progetto, non più di 10. A quel punto, quando sappiamo di che reato sono incolpati e per i quali sono stati condannati, noi cerchiamo le vittime che hanno subito reati analoghi. Naturalmente non sono vittime dirette, capirlo, ad esempio, raccontando la storia di Pina. Chi è Pina? Pina è una donna che oggi è una donna sola, ma voglio dire rinata, il cui figlio è stato ucciso per un errore perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato, figlio unico. Lui stava lavorando in un'impresa e i titolari dell'impresa sono stati fatti oggetto di un omicidio. L'assassino aveva finito le pallottole, però si è accorto che questo contabile, era il contabile dell'azienda, era in azienda, lo ha inseguito, questo ragazzo si era chiuso dentro, lo ha inseguito e lo ha finito a coltellate. Il papà è morto di dolore 11 mesi dopo, Pina è rimasta totalmente sola. Ma nonostante questo? Nonostante questo noi l'abbiamo invece incontrata. All'inizio lei non voleva partecipare al progetto Sicomoro e poi ha detto ancora per tantissimo tempo non perdonerò mai. Invece la partecipazione al progetto l'ha cambiata, le ha aperto il cuore e la vita. È incredibilmente diventata la migliore amica dei detenuti che ha frequentato. In un modo bellissimo, anche qui, io la fermo perché sì, ce lo deve raccontare, cioè Pina... con questa rabbia, con questo dolore, è entrata lì dentro, se non sbaglio, se non ricordo male, ha detto io preferirei avere mio figlio condannato al carcere pur di poterlo toccare. Sì. Lei si è avvicinata, eravamo intorno ad un tavolo così e un detenuto raccontava la sofferenza della madre che va a trovarlo ogni mese e lui diceva era meglio essere morti, avrei risparmiato a mia madre questo dolore. Pina è intervenuta con veemenza dicendo no, io preferirei avere mio figlio qui condannato, vorrei toccarlo, e ha toccato il detenuto che era accanto a lei. In quel momento e questo scattato. Detenuto, questo tocco se lo è portato colpevole di un omicidio. E la settimana successiva, quando ci siamo incontrati, questo detenuto ha chiesto la parola per primo e ha detto, seduto vicino a Pino, ha detto posso essere tuo figlio, vieni a trovarmi, io vorrei essere tuo figlio e vorrei in qualche modo riparare, avrebbe voluto dare un rene, avrebbe voluto dare un organo, non poteva dare neanche il sangue, però in questo incontro sono guariti entrambi. E invece chi è Elisabetta? Elisabetta è la mamma di un ragazzo che a 15 anni, anche lui è stato ucciso per un incidente d'auto, ma è un omicidio stradale. E lei era arrabbiatissima, è rimasta arrabbiata per anni, al punto aveva perso la ragione, al punto che i suoi parenti, il marito, la sorella, l'altro figlio gemello che ha assistito alla morte del gemello, temevano per la sua vita, temevano che facesse qualche sciocchezza contro di sé o contro la persona che aveva ucciso il figlio. Anche lì noi abbiamo conosciuto Elisabetta e lei racconta a distanza ormai di anni, è diventata la più grande intanto promotrice di Sicomoro, ma racconta che lei era in un tunnel e si attorcigliava e si arrotolava nell'odio. E invece poi ha visto come aprirsi all'improvviso questo tunnel, apparire la luce, lei è uscita e ha trovato la serenità. È un percorso incredibile quello che ci racconta Marcella Reni con grande naturalezza, perché non è soltanto il percorso di una difficile elaborazione che a tratti sembra impossibile, il lutto, ma anche ci sono tanti dati che confermano come insomma aiuti anche i detenuti a riparare, a ricucire in qualche modo le loro vite, ricordando anche che non hanno nessuno sconto di pena partecipando al progetto, e questo è abbastanza importante. Ecco, a volte perdere un figlio è il dolore più grande probabilmente, a volte sono i figli che restano senza genitori o perché orfani o perché insomma i genitori che hanno non possono, non vogliono prendersene cura, e a quel punto ecco che interviene Piera Moro, insomma intervengono i villaggi SOS. Sì. Allora, l'altra peculiarità del villaggio SOS che è molto bella è che quando questi bambini raggiungono la maggiore età voi non smettete di preoccuparvi di loro, tanto che insomma cercate di pensare al loro futuro indirizzandoli. Sì, intanto devo fare una piccola precisazione, non è che i bambini
arrivano nelle case famiglia e poi diventano grandi lì. Cioè, no, certo, ci sono percorsi rispettiamo di ritorno, molto bene ci sono... la legge italiana sull'affido. Per cui stiamo parlando di ragazzi che arrivano al villaggio che hanno 16, 17 anni, 15 anni. In un attimo e poi, si raggiunge la maggiore età. Esattamente, si raggiunge la maggiore età e la gran parte dei servizi non hanno la possibilità poi di accompagnarli nell'età matura, nell'età adulta, chiamiamola così. E quindi la domanda è sempre quella, la mission dove sta? Cioè dove siamo? Se siamo coerenti dobbiamo anche saper portare progetti e programmi che vadano al di là del limite. E quindi abbiamo ideato una cosa una cooperativa sociale dove i ragazzi sono loro soci fondatori e sono soci della cooperativa. Idea nostra, la cooperativa Pane Quotidiano è una delle azioni importanti. E non a caso lei ha portato del pane. Certo, le ragazze oggi mi hanno detto, portalo, è la festa delle donne, è la giornata delle donne. Questo è il pane della condivisione, si chiama proprio così perché è formato da piccoli pani dove insieme lo si spezza tutti insieme e ognuno si prende il suo piccolo pane. In che consiste? Il progetto consiste nel abbiamo ideato il forno, quindi ci sono ragazzi che fanno proprio il pane, fanno i panettieri e ragazzi e ragazze che invece vendono il pane nelle panetterie. In questo momento ne abbiamo due, una in centro a Vicenza sotto la Basilica Palladiana e una invece in Viale Trieste dove siamo vicini al villaggio SOS. E questa sì è un totale di 12 ragazzi che stanno lavorando dentro a questa cooperativa. E questa è una bella opportunità e come vedete insomma non c'è un solo pane, ci sono vari pani. Alessandra, uno scrittore grande serbo-croato che è appena scomparso, che voglio ricordare, permettetemi di farlo, Predrag Matvejevic, direbbe che il pane veramente attraversa tutte le nostre vite con un grande significato spirituale. Qui rappresenta proprio il tuo impegno con Oxfam? Beh sì, perché il pane è vita e pensiamo che cosa significhi invece soffrire la fame. Una persona che soffre la fame non può fare nulla e noi dobbiamo ricordarci che nel mondo ci sono 785 milioni di persone che soffrono la fame. Una persona su 9 soffre la fame. E per una mamma cosa c'è di più terribile che vedere il proprio bambino, la propria creatura soffrire la fame? Quindi il progetto di Oxfam è un progetto globale che vuole, si pone l'obiettivo nel 2030 di abolire la fame nel mondo e attraverso l'impegno delle donne si stima che già se diamo la possibilità alle donne per esempio di accedere al credito, di accedere alla terra, ci saranno 150 milioni di persone in meno trasformandole in imprenditrici. E beh certo, sì, è quello poi che se potrò parlarne, ho visto appunto nella mia esperienza in Tanzania. Parleremo anche del numero che porti in petto. Questo sì, io sono stata lì già al dovere, sono qui che fremo. Non temere. Guardatelo, prendete nota e non donate. Tanto la telecamera è inquadrato. Allora, abbiamo visto gli oggetti, lei signora Neni ha portato delle oste, perché? Il senso del pane si chiama il progetto. Alcuni detenuti tra i tanti che hanno frequentato il progetto Sicomoro nel tentativo di riparare e aiutati da un laboratorio che è il Laboratorio di Arti e dello Spirito ha messo su questa piccola fabbrichetta di ostie e da mani insanguinate sono detenuti ergastolani, sono ancora lì e lì rimarranno a lungo. E da mani insanguinate invece nasce un pane, che è il pane spirituale. Queste ostie sono state anche portate al Vaticano. Ancora Papa il 9 Benedetto, aprile del 2016. Papa, sì, e Papa Francesco le ha anche poi utilizzate e benedette nella messa per i carcerati, nel giubileo per i carcerati. Eccola qui l'immagine. Ecco, e sono state mandate in tutti i continenti, tutti e cinque continenti. Questo è importante, e soprattutto con un'enfasi, un accento su quei continenti che vivono situazioni drammatiche di guerra. Sì, soprattutto queste sono state mandate in Medio Oriente, sono state mandate in Africa, proprio come simbolo di riconciliazione e di riparazione, perché nasce da mani che vogliono riparare. E questo è importante, Gabriella. Davvero bellissimo. Molto bello. Lei poi è sindaco, non dimentichiamolo, Marano Vicentino. Così tanto per fare così, un'attività per trastullarsi un po'. E anche lì, si è data da fare, perché ha vinto il premio dei comuni virtuosi. Sì, che cosa ha combinato per vincerlo? Ne vado orgogliosa per il mio paese, per i miei cittadini, perché non è un premio al sindaco, alla giunta o all'amministrazione, è proprio un premio ai cittadini. E come lo posso descrivere? È una collana, cioè ogni gesto, ogni azione che abbiamo fatto è una perla. Li abbiamo messi insieme,
E poi il fermaglio è diventato il premio, cioè non ce lo siamo sicuramente dato noi, ci hanno riconosciuto questa cosa. Diciamo che la cosa più forte che è emersa attraverso il premio, la motivazione del premio è l'aver fatto partecipare i cittadini dentro alle scelte, dentro e alle azioni. E questo si capisce che è la cosa che la rende più orgogliosa. Io, caro Massimiliano, oggi insomma, di donne parleremo parecchio, perché insomma, guardavo anche i risultati di una ricerca che ha fatto l'Istituto Piepoli, che insomma, diceva che nella percezione dei cittadini italiani l'idea che le donne sindaco, amministratrici siano più vicine al territorio, più capaci di produrre cambiamento, di risolvere i problemi dei migranti, delle famiglie, insomma è molto viva. La maggior parte degli italiani lo crede. È vero che lei ha anche rinunciato, e ora la chiamiamo sindaco, allo stipendio per una buonissima causa? Sì. Sì, credo che valga la pena di dirlo, perché qualcuno l'ha pensato come una medaglia che uno si vuole mettere, no? Per essere diverso. Non è così, non è così assolutamente. Noi avevamo un problema che era difendere l'acqua che sta sotto il nostro paese. Mentre ne parla, io intanto faccio una cosetta, mi alzo un attimo per fare... Tanto lei continui, non si preoccupi. Difendere l'acqua, una falda che dà l'acqua a 800.000 persone, quindi non una cosa una da falda poco. Importante. E in quel momento si era venuti a conoscenza che c'era uno sversamento in una discarica per inerti di codici che sommati tra di loro potevano diventare potenziali killer per insomma, di per rifiuti problema. Particolarmente esattamente. Tossici, chiariamolo. Sì, ma nella loro combinazione, certo, sostanzialmente. Certo, l'insieme dei rifiuti. Per cui... In quel momento noi ci eravamo appena insediati e non avevamo i soldi per poter pagare un'agenzia, delle persone capaci di sostenere con una tesi fondata il fatto che questo diventava un problema. E allora ho messo lì tutto il mio stipendio. E ha usato il nome per tutto il tempo, io l'ascoltavo. Vai io intanto la critica l'ho sentito, Massimiliano. No, l'ho sentito benissimo, ma io stavo un attimo indaffarato. Sì, sì. Perché pur in minoranza, voglio dire, mi sono trovato bene. Non è finita? No. Non prendere il dito con finita. Tutta la mano come sempre. Un omaggio di Giuseppe. Grazie, ecco qui, davvero. Ecco, ma come dire, lo faccio, mi pesa tanto, proprio, che soddisfazione. Mi pesa un po', che soddisfazione. Però lo faccio. Che gioia, devo ringraziare gli autori. A chi con me condivide da 3 anni che questo bello, lavoro, lei è una fortuna immensa di avere me. Sono con fortunatissima. Lei dovrebbe darlo lei a me, ma per una volta è fatelo bastare per tutto l'anno. Diciamo, non è... Ma che bello, che garanzia. Comunque grazie Massimiliano, so che ti è costato uno sforzo, ma lo prezzo. Però l'ho fatto, ti ho detto, però grazie, fatelo bastare davvero, per tutto grazie l'anno, davvero. Che non è così cattivo come sembra. Grazie a Piero Moro, grazie a Marcella Levi per essere state con noi, Alessandra Piano invece resta con qui. Noi. Devo fare la mia missione fondamentale. Perché continueremo, tra poco continueremo a parlare di donne speciali qui grazie. A siamo noi. Grazie, grazie, complimenti, complimenti, veramente, complimenti. Destino è segnato, cara Gabriella, circondato da donne. Vabbè, ma non è così male poi in fondo. Meglio di poi, te, guarda. Poi dura ancora mezz'ora, cioè non è così, cioè a tempo. Questa non l'avessi dovuto dire, però la passiamo, però, dai, perché oggi ti abbiamo circondato. Del resto oggi è 8 marzo, è come dire, il destino è segnato proprio per questo. Allora, vi presento i nuovi volti femminili, donne speciali, perché qui abbiamo avuto tutte donne speciali. Tutte donne speciali, che vi presento appunto Suor Donatella Alessio, delle Suore Francescane Elisabettine. Grazie per essere con noi. Intanto abbiamo donato anche alle nuove venute il nostro omaggio floreale. Grazie. Perché io sono proprio. Il mio l'ho perso. E qualcuno l'avrà venduto nel frattempo, chissà perché. E grazie anche ad Anna Maria Piscopo, mamma di Chiara e Federico. Grazie. Ed è rimasta con noi Alessandra Appiano. Grazie per essere rimasta con noi. Tra poco parleremo di quel numero che abbiamo in petto. Certo. Importantissimo. Allora io parto dalla mamma, parto dalla signora Piscopo, perché ci ha portato, ognuno di voi ha scelto un oggetto, qui ce ne sono addirittura due. Sì, qui. A chi appartengono? Per par condicio abbiamo una fochina che è di Chiara, un occhione tanto diffuso tra i bimbi, questi bellissimi occhioni, sì. Vanno per la maggiore. E poi un dinosauro, perché il mio piccolino è un amante dei dinosauri e degli animali in generale. Quanti anni hanno i suoi bambini? Chiara ha 9 anni e mezzo e Federico 6 e mezzo. Quindi insomma piccolini. Allora, quello di mamma non è
il suo unico lavoro. No. Che cosa fa? Io sono un ingegnere elettronico. Complimenti. Grazie. E lavoro da tanti anni, ormai in ambito spazio e difesa, e concilio la vita da mamma lavoratrice con quello appunto di mamma a tempo pieno quasi. Capisci, perché... Massimiliano? Ma pure io sono padre e lavoro, non è che... Lasciamo stare, è tua moglie che doveva sedere accanto a me. Ma lei intanto che cosa ha dovuto rinunciare per seguire i propri figli? Allora, intanto da quando i miei bimbi ho richiesto alla mia azienda, che fortunatamente me l'ha accordato, un part time. E quindi io, diciamo, ho rinunciato ad alcune ore di lavoro, però in realtà, diciamo, lavorativamente parlando, mi impegno come se lavorassi full time. Con meno ore le donne riescono a fare il triplo, sì, diciamola pure. Ottimizziamo. Mm. Purtroppo però probabilmente tante volte si confonde, no? Le ore lavorative vengono, insomma... La quantità. Esatto, non sempre vengono equiparate. Comunque, per me è stata una rinuncia, diciamo... semplice, perché ho deciso comunque di seguire i miei figli. Io sono abbastanza accentratrice, mi piace avere il controllo della situazione. Suo marito è contento, lo vediamo lì sorridente. Sì. Quindi... sì, lui ha l'impegno di accompagnarli la mattina a scuola, dopodiché... Che è già tanto. Nel frattempo io sono già sulla via per il mio posto di lavoro. E poi, insomma, sono... Tutto il resto si incastra. Tutto il resto si incastra. Sì. Suor Donatella ha portato con sé un rosario. Voi direte, certo, è una suora. Ma attenzione, questo rosario è legato ad un'esperienza molto, molto particolare, di cui tra poco parleremo. Non vi vogliamo svelare di più. Intanto, però, vi svegliamo che Suor Donatella può raccontarci l'esperienza di aver visto crescere diversi bambini, molti bambini, pur non avendo avuto l'esperienza della maternità. Ma di che bambini stiamo parlando? Allora, sono bambini particolari in due sensi, bambini malati, perché io ho lavorato al Caritas Baby Hospital di Betlemme, quindi in Palestina, e appunto bambini palestinesi. Questo è l'unico ospedale pediatrico di tutta la Palestina, per cui l'utenza ha un numero abbastanza impegnativo sulle 40.000 visite ambulatoriali all'anno e sui 4.000 ricoveri all'anno. Quindi bambini soprattutto con patologie di tipo medico, che non avrebbero avuto altra possibilità o opportunità di cura se non il Caritas Baby Hospital, perché lì a Betlemme, come in tutta la Palestina, le cure sanitarie sono a pagamento, mentre lì da noi non lo sono. Nato da un prete svizzero, sì. Da un incontro drammatico. Esatto, nato da padre Ernest Niedrig, un sacerdote svizzero, e proprio la notte di Natale, dove lui era stato mandato dalla Caritas svizzero-tedesca per vedere che cosa poter fare dopo la guerra del 47-48 che c'è stato tra Israele e Palestina, ha visto da lontano un papà che stava facendo una buca in un campo profughi, si è avvicinato, ha chiesto come mai stava facendo questa buca, e la risposta del papà è stata: mi è appena deceduto mio figlio, lo voglio seppellire. Padre Ernest si è detto: no, com'è possibile che a Betlemme, dove Dio si è fatto bambino, ci siano bambini che muoiono senza cure? Devo fare qualcosa. E da lì è nato, prima da due stanze e poi è diventato un ospedale completo. Allora, prima di continuare a raccontarvi le storie delle nostre ospiti, vogliamo presentarvi ancora un'altra donna speciale, sì, perché ce ne sono tante. Anche lei non ha mai avuto figli, eppure vedrete ne ha fatti nascere tantissimi. Si chiama Maria Pollacci, ha 93 anni, vive a Pedavena, dunque siamo nel Bellunese, è ostetrica, in tutta la sua carriera ha fatto nascere la bellezza di 7.643 bambini e il numero è destinato a crescere. Noi con Caterina Dall'Olio siamo andati a trovarla e ci siamo fatti consegnare i ricordi di una vita. Si chiama Maila, è nata il 23 dicembre del 2016, ha aiutato, come dice Maria, a farla venire alla vita, vero? Sì. La signora è stata veramente molto brava, ha collaborato bene assieme al suo marito, molto carino anche lui, gli è stato vicino. E la bambina è venuta al mondo bene, è stato un bel parto.
Questa volta per la terzogenita abbiamo deciso di provare con il parto in casa, infatti è stata una bellissima esperienza proprio. E ci vuole appunto l'assistenza di qualcuno che abbia esperienza ovviamente, e Maria su quello sapevo di non aver dubbi. Quanti bimbi ha fatto nascere? 7.643. Il primo ha 72 anni e l'ultimo ha è nato il giorno dopo di Sanremo. Questi sono tutti i giornali che parlano di me. La nonna, dopo, quando stavo per venire via, disse: oh, sarebbe bello domani sera presentarlo al pubblico di Cles e lei magari entra nella gabbia dei leoni. E io sono entrata tranquilla, perché chi mi dava la sicurezza era il bambino, perché dicevo: mai più la mamma mi manda a sbranare il suo bambino e il papà. E allora io ero tranquilla, se non che a un certo punto la leonessa viene giù dallo sgabello. Ecco Pietro, nato il 3 gennaio. Tanti mi dicono anche in paese così, ecco la mia seconda mamma. Ed è veramente una grande emozione. Questo qua è del 45. Serve per ascoltare il battito. La cosa più bella del mio lavoro è che vedere nascere un bambino che ti guarda e te lo senti vicino. Io me le coccolo tutti i miei bambini che assisto, e quindi è una gioia così immensa che uno che lo sente veramente la professione non può dimenticarla. Grazie a Caterina Dall'Olio, che ha intervistato quella che è davvero l'ostetrica d'Italia, perché va detto, Massimiliano, che anche Caterina, la nostra Caterina, è una donna di gran valore, perché, questo lo diciamo veramente con orgoglio, perché le è stato appena attribuito un premio giornalistico importante, il premio Biagio Agnes nella categoria giovani under 35, per i suoi reportage, per le sue interviste su temi di attualità sociale, politica, realizzate per TV 2000, ma soprattutto siamo felici di sottolinearlo qui per Siamo Noi, e siamo veramente tutti orgogliosi di lei. Brava Caterina, brava. Continuiamo a raccontare la storia di Anna Maria. Allora, ci siamo fermati alla nascita della sua prima figlia, di Chiara, sì. E quindi alla sua richiesta all'azienda del part-time. Che cosa ha significato per lei lavorare part-time? Cosa è cambiato? Dunque, sicuramente una rinuncia a una possibile carriera, perché probabilmente, diciamo, in Italia, e sottolineo in Italia, la qualità e la quantità non sempre vanno di pari passo, l'abbiamo già detto, mi dispiace sottolinearlo, ma è così. Tante volte, diciamo, concentrare in 6 ore lavorative quello che normalmente può essere fatto in una giornata lavorativa, certo, di 8-9 ore sembra, diciamo, quasi riduttivo, però in realtà non lo è, perché si cerca sempre di fare il massimo. Però io sono assolutamente diciamo, tranquilla della scelta che ho fatto, perché era quello che desideravo. I miei figli cresceranno e magari un giorno potrò tornare alla mia attività. Sono comunque una persona giovane e il mondo del lavoro, voglio dire, mi apre tante possibilità, e quindi nessuno... Alessandra, quello che ci sta dicendo, no, ci riporta a un fatto che è incontrovertibile, cioè in Italia la conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro è ancora un problema. Prova ne è il fatto che nella maggior parte, per esempio, dei paesi del nord Europa c'è un alto livello di occupazione femminile, le donne lavorano e bene, e un'alta natalità, le donne fanno anche figli. E sono più aiutate, ci sono più strutture e preso più in considerazione
il ruolo della donna che lavora nella realtà, cioè nel senso non a parole, a proclami, ma nei fatti. E questo è un esempio di piccolo eroismo quotidiano, perché questa deliziosa fanciulla ci sta dicendo che con una laurea, presumo anche molto difficile da prendere, con un grande impegno per laurearsi, per avere il lavoro che amava, con altrettanta forza e determinazione dice vabbè, ho rinunciato, così lo dice tranquillamente, a una probabile carriera, perché così, tra l'altro anch'io ribadisco che secondo me è meglio lavorare 6 ore concentrati che non 9. Anche perché le ore passate alla scrivania non corrispondono necessariamente a quei risultati. C'è questa tendenza, tra l'altro siamo fra i popoli che tendono a stare di più sul lavoro, mentre gli uomini forse per fuggire dalle responsabilità domestiche, sto dicendo una piccola cattiveria per non tornare a casa, si trattengono di più, è una cosa che noi notiamo, si trattengono spesso, di più, è statistica, però, le donne lo notiamo. In questo, io secondo me, le donne hanno una marcia in più. Redazione. Le donne hanno una marcia in più, perché molto spesso rinunciano a potere, a prestigio, sì, e lo fanno così, senza proclami, lo fanno, punto e basta. E quindi, insomma, tutta la nostra ammirazione. E anche la vocazione di Suor Antonella e di Suor Donatella arriva prestissimo, a 17 anni. Primo incarico, assistere i malati terminali di AIDS in 2 lebbrosari in Africa. E già solo per questo lei merita la medaglia di donna di valore. Però mica finisce qui la sua storia. Arriviamo al 2004, lei giunge appunto in Palestina. Cosa la porta in quella terra così delicata? Ma come religiose noi abbiamo 3 impegni davanti al Padre Eterno e davanti anche alla Chiesa, i voti. E uno di questi è il voto di obbedienza, dove attraverso i superiori noi ci portiamo lì dove c'è bisogno. Per cui la mia congregazione, visto che da Padova, dove appunto avevo lavorato con i malati terminali di AIDS, c'era bisogno di me in quell'ospedale pediatrico in Palestina, anche per il titolo di studio che avevo. E quindi non ho fatto altro che obbedire alla volontà di Dio, che dopo è stata anche un po' la mia volontà, perché mi è piaciuta la cosa. Come l'ha fatto è il fatto interessante. Io qui vorrei ribadire qualcosa che forse oggi rischia di restare in sordina. C'è un altro nesso importante, che oggi al Quirinale peraltro è stato ben evidenziato, che è il rapporto tra le donne e la pace. Penso a premi Nobel come Maria Teresa di Calcutta, penso a Malala, penso a Rigoberta Menchú, insomma le donne sono spesso promotrici di pace. Allora, quello che lei ha fatto al Caritas Baby Hospital di Betlemme ha molto a che fare con la pace, tant'è che Benedetto XVI, visitando quella struttura, lo definì oasi di pace e di serenità. Allora, spieghiamo al nostro pubblico, non dandolo per scontato, perché un'oasi, che cosa accade tutt'oggi in Terra Santa e soprattutto insomma in quei territori, la Cisgiordania? Sì, all'interno dell'ospedale lavorano sia cristiani che musulmani. E la collaborazione tra di loro è una collaborazione molto molto bella, e una solidarietà molto ampia, una comunione molto forte. E all'interno anche del cristianesimo ci sono varie confessioni. Per cui l'ospedale è riuscito a integrare appunto questi aspetti e diventare un'unica famiglia. Quando Papa Benedetto è venuto nel 2009 ha assaporato proprio questa atmosfera di familiarità e di grande unità tra che le persone. Che è una cosa, come lei ci sta giustamente evidenziando, molto rara. Pensate che per molti di questi bambini, per i loro genitori, perfino arrivarci all'ospedale, certo, è un'impresa difficile, insomma bisogna attraversare i checkpoint, c'è la realtà di un muro che insomma, certo, è stato costruito, che separa l'Israele dalla Palestina, e lei contro le armi e soprattutto contro i muri che dividono i cuori prima che i luoghi fisici, come accennava Massimiliano prima presentandola, imbraccia un rosario, sì, e insomma lo ha imbracciato pregando piuttosto a lungo, proprio lungo il muro. Sì, noi l'abbiamo sempre definita come la nostra intifada pacifica, e nell'intifada i palestinesi gettano le pietre e noi spariamo Ave Maria in alto. Questa è la nostra arma, e crediamo nella preghiera, l'abbiamo sempre fatto. Papa Francesco diceva che la pace è sì una questione umana, ma soprattutto è un dono di Dio che va chiesto in ginocchio. Ecco, noi ogni venerdì, ormai dal 2004, andiamo a recitare il muro, proprio vicino al checkpoint 300 di Betlemme, avanti e indietro, finché terminiamo i 5 misteri del rosario, proprio con questa intenzione. E
perché si abbattano i muri che sono prima di tutto nel cuore di chi ha il potere di decidere sulle sorti della pace in quella terra e anche di abbattere i nostri muri, perché noi non siamo esenti da queste realtà. E quindi l'Ave Maria per noi diventa una modalità proprio per chiedere al Signore di aiutarci in questa nostra intifada. Ecco, muri, posti di blocco, checkpoint, dicevamo prima, che poi possono impedire anche ad un bambino, ed è successo, che deve essere sottoposto a un intervento delicato, di non arrivare in tempo in ospedale, no? Esattamente. Serve anche per questo il rosario. Sicuramente, sicuramente. E siamo partiti proprio per questo, perché ci siamo accorti che all'inizio il muro bloccava le ambulanze o l'ambulanza doveva aspettare l'ambulanza israeliana per poter fare il trasferimento. Per cui ci siamo chieste cosa possiamo fare noi di fronte a questo mostro che andava costruendosi giorno dopo giorno. Ovviamente non potevamo intervenire a livello di politica perché la cosa era molto più alta di noi e abbiamo creduto appunto che la preghiera potesse essere l'unica opportunità, l'unica arma che avevamo a disposizione. Con quella preghiera avete fatto molto, avete contagiato anche molti. Poco distante da un checkpoint, quindi sotto tiro spesso. Avete mai avuto paura? Soprattutto quelle armi si sono abbassate a volte, insomma, sì. Riconoscendo il potere di quella preghiera? Sì, soprattutto all'inizio, quando appunto i soldati non ci conoscevano, avevano paura che facessimo qualche manifestazione di tipo politico. Più volte mi sono trovata con l'arma, con il mitra carico, e proprio puntato addosso a me. Però mostravamo il rosario e dicevamo che quella era la nostra arma e che la nostra chiesa poteva essere anche una strada che costeggiava un muro. E poi è successo che Papa Francesco arriva lì nel 2014 e prega proprio vicino al muro. Che cosa ha significato per voi? Ma sicuramente è una sottolineatura molto forte nella nostra preghiera. Papa Francesco ha riconosciuto in quel muro un po' il muro del pianto dei palestinesi. E questo ci ha permesso anche noi di darci più forza, di darci anche più speranza, nonostante la situazione politica di giorno in giorno andava peggiorando. Una speranza che lotta contro ogni speranza, ma che per noi cristiani è d'obbligo. Alessandra, insomma, le donne sono rivoluzionarie. Beh sì, no, non c'è questa dubbio, non c'è dubbio. Piccola donna, io parlo della statura, che parlavo, sì, un mitra puntato, ma noi avevamo un rosario, quindi No, sono Chapeau. Proprio rivoluzionari, anche Oxfam crede che lo siano, sì, crede che siano il motore del cambiamento. Perché sono il motore del cambiamento le donne? Beh, perché sono madri, perché sono nutrici, perché comunque purtroppo nei paesi molto poveri sono ancora molto discriminate, quindi non potendo avere gli stessi diritti degli uomini non possono accedere al credito, non possono accedere alla terra, però noi possiamo, lo posso dire adesso a questo punto, possiamo donare 5, 2, 8. Sfidare la fame. No, ripetiamo che allora, la Gabriella si è sovrapposta. 4, no, perché 5. Voglio dirvi, così li aiutiamo, sfidiamo noi, esatto. Tutti, donne e uomini, alla fame. 4, 5, 5, 2, 8, potete mandare un sms solidale di 2 euro, oppure addirittura dal fisso, io so che questo è un pubblico generosissimo, potete mandare 5 o 10 euro. Con questi soldi, ecco, concretamente, voi darete sementi a una famiglia per le coltivazioni. Con 5 euro potete dare delle galline a una famiglia. Con le galline vogliono dire carne e uova. Con 10 euro strumenti addirittura per la coltivazione. Ed è incredibile come possiamo fare noi, con un semplice gesto, possiamo fare una grande differenza. Possiamo fare 4, la differenza. 5, 5, 2, 8. Per favore, perché tra l'altro io ormai ho ingaggiato una gara con le mie amiche di Oxfam e quindi sono la più fanatica. Dopo ogni appello chiamo e dico quanto ho fatto, ce l'abbiamo fatta. Ed è una sfida, sfidiamo la fame, ma sfidiamo anche la generosità del pubblico a casa, perché un momento duro per tutti e ho potuto veramente constatare quanto l'Italia sia un popolo generoso. Questa è una TV etica e io spero adesso, che il pubblico ci aiuti. Amici telespettatori, non fateci fare brutte figure, perché davanti a questo appello bisogna darsi da fare, mi raccomando. 4, 5, 5, 2, 8, qui è rosario e numeri telefonici. È una mamma che ha rinunciato alla sua carriera, sono tutti valori importanti ed è importante anche parlare di questo. Prima per esempio è stato... Tu hai un debito anche nei confronti di una donna che hai incontrato, africana?
Ma io ho debiti nei confronti di tutte le donne che ho incontrato della Tanzania, perché mi hanno raccontato delle storie incredibili e queste donne mi abbracciavano. In fondo io arrivo da una vita da privilegiata, da un paese, sono nata per mia fortuna in un paese ricco. Eppure mi abbracciavano perché mi vedevano e mi vedevano come rappresentante Oxfam e ero come una loro sorella a cui raccontavano i loro sogni e tutto quello che avevano realizzato grazie ai soldi, alle donazioni che avevano avuto di Oxfam. Tutte storie diverse, da quella che da contadina era diventata piccola imprenditrice perché aveva potuto durante il tempo che aspettava la coltivazione fare tappeti, saponi eccetera, a quella che aveva imparato ad avere i suoi diritti sulla terra e quindi aveva creato proprio un movimento, insomma, di altre donne. Insomma, c'è tutto un movimento di donne che sono la speranza, sì, di quel continente. Poi, se posso dire una cosa buffa, ero molto stupidamente preoccupata del look, perché dicevo l'immagine, alla fine delle riprese morivo del ridere con le cooperanti Oxfam, diceva sembrava una capra e dicevo ma chi se ne frega. Suor Donatella, allora, Suor Donatella ci ha detto che ha pregato lungo il muro in Palestina, adesso non è più in Palestina, ma quella sua esperienza se l'è portata dietro, perché da dicembre segue gli immigrati che arrivano, spesso sono musulmani, a Reggio Calabria. Allora, io sono sicura che la Palestina le manca, però vorrei chiedere, lo so che in pochi istanti siamo in chiusura, è una domanda veramente difficile, ma come si fa, l'ho posta anche a un'altra suora che lei conosce, Sor Alicia Fagas Moro, che in Palestina è stata molto attiva, a non perdere la fede e la speranza in un luogo così difficile davanti a così tante quotidiane ingiustizie. E la preghiera ci aiuta sicuramente e il vedere il tanto bene che c'è. A volte l'occhio guarda più su quello che non c'è, sul male. E forse dobbiamo imparare anche a guardare un po' in alto e accorgerci che c'è tanto, tanto bene in Italia, ma anche in tutto quanto il mondo. Per cui i nostri occhi guardano oltre. Assolutamente sì. Bellissimo. Grazie, Suor Donatella. Grazie a voi. Grazie, Maria Pisco. Nessun pentimento sulle scelte. Assolutamente nessuno. No. Un impegno sociale. Nessuna marcia indietro. E grazie ad Alessandro. Grazie. Va bene. Allora. Sta per arrivare il momento dell'albero del bene comune, dei nostri piccoli grandi eroi del bene comune. Gabriella, raccontaci un po'. Sì, Massimiliano, oggi gusteremo pranzi, colazioni davvero speciali all'ombra dell'albero, e non solo perché sono stati fatti, preparati con ingredienti genuini, ma soprattutto perché sono conditi di grande speranza, quella che l'Italia deve, e secondo noi di Siamo Noi, può assolutamente ritrovare. A tra pochissimo.